Salvador Dalì, per la prima volta a Chioggia, per la prima volta presentato all'interno del Museo Civico della Laguna Sud, con delle opere che vogliono innanzitutto rappresentare gli elementi, i tratti salienti del surrealismo, come in questo caso con l'opera Enigma senza fine. E dopo, sicuramente con le opere che sono anche state presentate nella storica mostra dal titolo Dalì, tenutasi a Ginevra, a Tokyo e a New York, indagare quella che è l'anima più profonda del genio catalano all'interno di un excursus storico-culturale che ci mostra il tratto incisorio, il disegno, con tutte opere poi acquarellate a mano. Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di ospitare un'importantissima mostra come quella su Salvador Dalì. Vi aspettiamo a Chioggia, quindi fino al 31 luglio avrete la possibilità di ammirare le opere di questo importante artista. E niente, non saremo ovviamente capitale italiana della cultura 2024, ma la nostra città sta lavorando per esserlo ugualmente. Quindi ringrazio chiaramente Matteo Vanzan, che è il curatore di questa mostra, l'assessore alla cultura Elena Zennaro e anche la dottoressa Ballarin, responsabile per l'ufficio cultura comunale. Dal 27 marzo al 31 luglio avremo una eccezionale mostra di Salvador Dalì a Chioggia sugli spazi espositivi del museo, proprio alle porte del centro storico. È una iniziativa molto pregiata che continua su un trittico di percorso, quello avvenuto prima con Banksy, prima ancora con Warhol e oggi con Salvador Dalì. Quindi aspettiamo veramente tutti, i cittadini, i turisti, gli imprenditori, a poter visitare la mostra, che è molto interessante. L'idea di continuare su questo percorso da parte della cultura è perché non va promossa la cultura come dato in sé, ma bisogna promuoverne lo sviluppo. E lo sviluppo si può fare promuovendo anche il turismo e tutti gli altri settori che si possono collegare. E così pensiamo di promuovere il divenire della città. Questa è Chioggia, con le sue con i suoi edifici architettonici, la sua costruzione del centro storico, con la spiaggia e quindi anche con la cultura e l'arte. Una cosa meravigliosa. Vi aspettiamo.